Il Forte Belvedere, nel comune di Lavarone, è raggiungibile dalla Valdastico percorrendo la strada provinciale 350. Entrate in Trentino e giunti al bivio per Folgaria, si imbocca la provinciale 216, immergendosi tra i caratteristici scorci di Nosellari e Dazio. Dopo 4 km si giunge al Ferchfeind, nome originale della fortezza austro-ungarica che sorge a 1177 metri sul livello del mare, a sud della contrada Auseli. Suggestivo anche il percorso che dal passo Vezzena conduce al Belvedere, tra le dolci curve della statale 349 di Valdassa, avvolta dai verdi boschi di conifere e latifoglie. Attraversando la frazione di Cappella, in pochi minuti ci si ritrova al Forte. Realizzata tra il 1911 e il 1914 su uno sperone roccioso a strapiombo sulla Valdastico, la fortezza presenta una pianta poligonale, divisa in due parti principali. Una posteriore, verso l'altopiano, raggruppa tutti i servizi e gli alloggi. L'altra, anteriore, comprende le postazioni d'artiglieria articolate su tre cupole corazzate per i pezzi di medio calibro. Il forte è poi completato da un cofano di controscarpa, che si erge sull'ampio fossato attorno alla fortezza e da altre tre postazioni corazzate destinate durante la Grande Guerra a ospitare mitragliatrici per la difesa ravvicinata. Tutto è collegato da corridoi e gallerie. Il Belvedere aveva il compito di controllare la Valdastico e l'altopiano di Tonezza. Allo scoppio del conflitto, i cannoni presero di mira le postazioni italiane sul campo Molon. Fu bombardato dalle artiglierie poste sul Verena. Complessivamente, circa 1200 proiettili italiani caddero sul forte austriaco, rimesso in perfetta efficienza dopo la strafa spedizione. Fu mantenuto pressoché intatto per volontà di Vittorio Emanuele III come memoria della Grande Guerra. È uno dei forti meglio conservati. I locali interni, ora adibiti a museo, permettono di respirare la tragedia del primo conflitto mondiale e immaginare la dura vita di guarnigione.